Terra Amara, trame al 7.04, Zuleyha Kemali, Muigan perde la ragione. Sorprese e imprevisti saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 2 al 7 maggio sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato campione di ascolti delle reti Mediaset segnalano che Muigan Kemoglu perderà il lume della ragione quando scoprirà che Yilmaz Akkaya ha permesso a Zuleyha Altun di occuparsi del figlio Kemali. Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le puntate trasmesse dal 2 al 7 maggio in televisione svelano che Zuleyha, Hilal Altin Bilek, si scaglierà contro Demir incolpando di stare facendo distinzioni tra i loro due figli. Un'accusa che sarà fermamente respinta dal ricco imprenditore. Berika, invece, confesserà ad un car che Brice ha l'intenzione di candidarsi alla presidenza della fondazione. Muigan avrà l'esigenza di recarsi ad Adana per firmare alcuni documenti importanti. La pediatra, a questo punto, non se la sentirà di lasciare il figlio a casa insieme ad Yilmaz. Una decisione che non piacerà al marito, il quale convincerà sua moglie a recarsi all'appuntamento. Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara, Muigan avrà un piccolo contrattempo durante il tragitto verso casa. La pediatra, infatti, correrà la ruota della sua auto arrivando alla tenuta in forte ritardo. Allo stesso tempo, Yilmaz non riuscirà ad occuparsi del piccolo Kemali. Proprio quest'ultimo piangerà disperato per la fame rifiutando il biberon. Visto che finora è stato allattato esclusivamente al seno, il figlioccio di Fekir così chiederà aiuto a Zuleyha in preda alla disperazione. La protagonista, a questo punto, non esiterà ad allattare Kemali al posto della madre. Purtroppo proprio in quel momento Muigan farà ritorno a casa. La pediatra vedrà il marito occuparsi di suo figlio insieme a Zuleyha. Neanche a dirlo, la nipote di Brice perderà il lume della ragione. Nel frattempo, un car, Vaide Percin, temerà che Zuleyha possa raccontare ad Yilmaz che Adnan è in realtà suo figlio biologico. La matrona così cercherà di convincere Demir ad intestare tutto il patrimonio alla figlia Leila. Ma il ricco imprenditore apparirà irremovibile nella sua scelta di non fare distinzioni tra i due figli. Tuttavia, il giovane Yaman inizierà ad avere qualche ripensamento quando scoprirà che Yilmaz ha acquistato tutte le terre che aveva messo in vendita a Kukurova dopo aver chiacchierato con Muigan, Melik e Ipekialova. La pediatra si recherà a colloquio con il ricco imprenditore poiché è preoccupata per la piega che sta prendendo il rapporto tra i rispettivi partner.